In stile cinematografico riceviamo il ministro Vanoni che sulla situazione economica del paese ha consentito di dare attraverso il microfono Incom un lucido e rassicurante consuntivo. Dalla relazione generale sulla situazione economica del paese che ho presentato in questi giorni al Parlamento risulta che anche nel 1954 l'economia italiana ha presentato un ulteriore e sicuro progresso rispetto alla situazione dell'anno precedente. Nonostante i risultati poco favorevoli a causa dell'avverso andamento climatico della produzione agricola, il reddito complessivo della nazione è aumentato da 11.093 miliardi nel 1953 a 11.797 miliardi nel 1954, con un incremento in termini reali del 4,6%. In particolare, nel breve giro di un anno, la produzione industriale è aumentata di oltre il 9%. Se guardiamo più indietro negli anni, il cammino percorso appare davvero considerevole. Il reddito nazionale, cioè l'insieme della produzione agricola e di quella industriale, dell'attività commerciale e degli altri servizi produttivi, è aumentato dal 1947 ad oggi di oltre il 50%. Nello stesso periodo di tempo le retribuzioni dei lavoratori sono pressoché raddoppiate nel loro ammontare monetario. Tenuto conto della variazione del costo della vita, il potere di acquisto effettivo dei salari è anch'esso in 7 anni aumentato di oltre il 50%. In pari tempo è migliorato il tenore di vita della intera popolazione e sono stati apprestati nuovi impianti e nuovi strumenti produttivi, i quali ci permettono di guardare con maggiore fiducia all'avvenire.